Stronardi, Edoardo Leo, benvenuti, grazie per essere qui a raccontarci di una storia che tutti conosciamo, che è quella del Titanic, però di questa storia un lato nuovo, cioè la costruzione. Sappiamo che nel 1912, quindi proprio aprile di 100 anni fa, la nave dei sogni provava a far arrivare i sogni di tantissime persone da una parte all'altra del mondo, invece non ce la fece perché è affondata. Però la parte che ci manca è quella della costruzione e ora ce la raccontate voi. In questa produzione internazionale, un cast mega. Sì, devo dire che è stata un'esperienza per me e per Alessandra intensa, interessante. Siamo stati tanti mesi a Dublino praticamente a vivere. Eravamo gli unici italiani insieme a Massimo Ghini e a Valentina Corti in un cast di grandi attori inglesi come Derek Jacobi, cioè, attori americani, canadesi, Kevin Zegers, Chris North. È stata un'esperienza molto, molto bella. Non è l'unico cast internazionale che vi riguarda, ma questo ce lo racconterete strada facendo. Alessandra, e per te com'è stata questa avventura? Intanto, diciamo, Edoardo ha detto Dublino perché eravate in Irlanda, perché questa nave, il Titanic, è stata costruita proprio in Irlanda. Irlanda, esatto, a Belfast, o Belfast, a seconda di chi lo vuole pronunciare, però... È stata costruita lì, esattamente, nel 1909, e noi raccontiamo l'inizio della costruzione fino alla fine, insomma. Com'è stata questa avventura per te? È stata ricca, mi sono arricchita come persona, come attrice, professionalmente, umanamente, è stata impegnativa, ho conosciuto due culture completamente diverse dalla nostra, la cultura serba, che noi abbiamo girato 7 settimane in Serbia, e 4 mesi a Dublino, 3 mesi e mezzo. Quindi è stata una grande esperienza, ricca di persone diverse, di grandissimi attori, grandissimi interpreti. Tra poco, tra pochissimo, su Rai 1 ci porterete a vivere insieme a voi questa avventura. Vediamo prima però qualche immagine insieme. Va bene. La White Star. Questa donna, Sofia Silvestri. Questa Sofia. È un gran bel personaggio perché è un personaggio molto moderno rispetto all'epoca in cui lei viveva, insomma è una prima suffragetta, diciamo, una ragazza italiana migrata in Irlanda con la famiglia, con Edoardo Leo, il suo promesso sposo, e combatte per i propri ideali, lei combatte veramente per avere un futuro diverso e migliore, non vuole chiedere scusa per ciò che è e per ciò in cui lei crede. E bisogna sempre contestualizzare questa enorme costruzione. Parliamo del 1912 in Irlanda, in cui cominciavano le prime lotte sociali, le prime difficoltà tra gli irlandesi cattolici, irlandesi protestanti, tra lavoratori e non, e classe sociale più alta. Quindi insomma era una realtà molto complicata, molto complessa. E lei è un personaggio molto forte, molto positivo, ma tutti i personaggi femminili, devo dire, sono dei personaggi mai passivi in questa serie. Quindi una storia fatta in realtà di tante storie. Sì. E i personaggi femminili sono così, quelli maschili, Il mio in particolare è esattamente l'opposto di Sofia. Andrea è un lavoratore, perché Titanic era un punto di passaggio verso la modernità ed è un sogno che si è infranto e che ha segnato veramente un'epoca e che ha diviso di queste persone che sognavano un futuro diverso, non c'erano garanzie sindacali per i lavoratori, sognavano proprio un'altra vita e pensavano che il Titanic fosse veramente come dire, il transatlantico che li portava dall'altra parte nel nuovo mondo, e questo sogno poi invece, insomma, alla fine la sappiamo. È naufragato. Non la raccontiamo. Sì. Vediamo altre immagini insieme a voi, poi ne parliamo. Esatto. Colui incaricato di gestire una parte particolare poi, no, della nave, cioè lui doveva far sì che fosse inaffondabile, giusto? Sì, è un ingegnere metallurgico, quindi parliamo proprio di ferro. Parliamo di ferro. Di ferro, di rivetti, insomma, del materiale, della materia prima del Titanic, e nascono qui i primi dubbi sul materiale che si usa, i primi campanelli d'allarme su quella che poi sarà dopo, una volta che la nave affonderà, insomma, la battaglia legale della White Star Line contro tutti i sopravvissuti. E tra voi che tipo di relazione c'è? Beh, è un po' complicato perché lui è un protestante datore di lavoro e io sono una cattolica copista, quindi diciamo che il livello sociale, la classe sociale e la differenza culturale e religiosa sarà un grande ostacolo.
ci sarà una storia, ma non è sicuramente un melò, non è così, insomma. Quindi il promesso sposo dovrà farsene una ragione, dovrà attendere. Chi lo sa? Non si sbottò, non ci dice niente. Le puntate sono tante, si può succedere di tutto. Io poi sono uno molto tenace, perché non mollo fino alla fine. Sei così anche nella vita. Diciamo tenace, va. No. Inutile chiedervi ce la farà, tanto non me lo dite. No. Però vi chiederò, visto che vi sentivo, commentare qualcosa sul doppiaggio. E questo mi porta a chiedervi... No, quello che succede, progetto iniziale, poi risultato finale, per voi com'è? Beh, in questo caso è stato abbastanza complesso, innanzitutto perché noi abbiamo girato tutta la serie in inglese, ma la giravamo in Irlanda, quindi inizialmente c'è stato un tentativo di farci parlare in un inglese con un accento irlandese, che è abbastanza complicata come cosa. Alessandra se la ride, eh? Complicata, il termine giusto? Sì, è perché è più buffo, è una cadenza diversa. Beh, ditemi due cose in inglese con accento irlandese. Ma è come chiedere a un inglese di fare l'accento di Frosinone, non so, è proprio complesso, nel senso che parlano proprio, fanno suonare la voce in un punto diverso, dicono, non so, you pick me up. Invece sì, di è pick me up. Un po' più forte, magari si sentono tipo la T, non dicono but, dicono but. Sì. E quindi sono mom, invece di mom è mom. Io all'inizio, il primo giorno, ho detto mamma mia, questi sembrano tutti arrabbiati. E poi c'è la difficoltà ovviamente di ritradurre questo lavoro che abbiamo fatto molto approfondito, avevamo un dialogue coach molto bravo, lo voglio ricordare, Mark Ashworth, di ritradurlo in italiano e di ritrovare un modo diverso di recitare, perché proprio è una lingua ovviamente completamente diversa, ed è un conto è doppiare un altro attore quando doppi te stesso in due lingue diverse. Noi, insomma, col doppiaggio è stato un lavoro lungo, in più abbiamo dovuto fare anche le integrazioni in inglese per la versione internazionale della serie. E tutto questo toglie un po' di naturalezza, spontaneità, cioè come si fa a mantenere invece tutta questa... Non lo so come immediatezza. Diciamo che ci si affida a un buon direttore del doppiaggio, a un bravissimo dialogue coach e in generale... Dialogue coach, sì. E poi in generale in queste serie dove sono molto epiche, diciamo che un certo tipo di doppiaggio si può sostenere, insomma lo tiene, un po' diverso dal cinema, c'è una fruizione diversa. Ma se per esempio una battuta non ti appartiene, cioè non la senti, non è tua, uno può dire cambiamola, puoi cambiarla direttamente, devi prima fare una richiesta... Sì, dipende molto da set in set. Devo dire che io c'erano delle volte in cui ho recitato, erano delle battute un po' difficili, magari non riuscivo a sentirle mie, e quando c'è presente sul set lo sceneggiatore, se c'è lo sceneggiatore magari è più semplice o anche più difficile cambiarla. Quindi dipende un po' dal set. Certo, noi in inglese, ma almeno per quanto mi riguarda, non lo so poi per Edoardo, non avendo una padronanza così... come l'italiano, nella lingua, non riuscivo a cambiare più di tanto, quello sì, era e quello doveva rimanere. Era più difficile l'improvvisazione. Sì, l'improvvisazione. Però questa cosa, in realtà, nonostante uno dei motivi per cui siamo stati scelti per questa cosa, anche perché parliamo un buon inglese, è che vivendo a Dublino abbiamo lentamente migliorato, sì, comincia a sentire i suoni, sì. E quindi anche perché la troupe era completamente irlandese, non c'era nessun italiano, quindi era proprio, abbiamo vissuto una full immersion totale, quindi... Beh, però senza perdere poi, no, quella naturalezza che si spera, che fa sì che si spera. Speriamo, eravamo orgogliosamente italiani in una troupe irlandese. Orgogliosamente italiani. Come vi guardavano gli altri? Perché io non ho ben capito perché noi ci portiamo dietro questa colpa dei padri, che noi italiani dobbiamo sempre dimostrare che siccome siamo lì, cioè che c'è un motivo vero e valido per cui noi lavoriamo all'estero. Quindi è come se dovessimo e avessimo dovuto sempre dimostrare che il valore, il nostro valore, è sempre una lotta contro... Perché non ci prendono sul serio, no, ci pensano... No, non è quello, è che la scuola di attori inglesi è una scuola importante e si sentono un po' come si sentono gli stilisti italiani, i depositari di un mestiere. E quindi è ovvio che per noi all'inizio è stato... difficile. Nella parte iniziale è difficile imporre il fatto che eravamo, eravamo molto preparati, che avevamo lavorato tanto su questo personaggio, però... A parte la diffidenza iniziale, poi in realtà c'è stato un ottimo lavoro. Sì, poi la professionalità sì, ha trionfato anche sui pregiudizi e luoghi comuni. Hai citato gli stilisti, la nostra moda. Beh,
protagonista di una serie che ha avuto un successo incredibile, e sì, cioè proprio la Atelier Fontana, Le sorelle della moda. Ne vediamo un pezzettino. Ah, era, sì, l'anno scorso? Era l'anno scorso, è andato io in onda, sì, l'anno scorso. Vediamo. Noi dobbiamo restare uniti. Che ha avuto un grandissimo successo su Rai 1, regia di Riccardo Milani. E interpretare Nicole Fontana, com'è stato per te? Ma è stato un onore, perché ho conosciuto la signora Fontana prima di cominciare le riprese e poi alla fine, quindi era un enorme onore per me. Poi amo quel periodo dell'Italia in cui c'erano i sogni ed erano tangibili, si poteva sognare davvero. E è stato un periodo meraviglioso, soprattutto per la moda, per il Made in Italy. Ed ho avuto veramente un grande onore recitare con Gianni Cavina, Anna Bonaiuto, Anna Valle, Federica. Insomma, è stata una bellissima serie, un gran cast. Riccardo Milani è un bellissimo e fantastico regista, quindi era un buon momento, è stato molto bello. Devo dire che è passato tutto, perché è stato apprezzato, è stata veramente apprezzatissima dal pubblico questa miniserie. Adesso vi porto nella nostra videoteca, perché Marina Aloy ci regala delle incursioni nel passato, e questa volta è uno sceneggiato del 72. Sono Le sorelle Materassi e il protagonista maschile, che Giuseppe Pambieri ce lo ricorda e ce lo racconta così. Fa la televisione, il cinema, fa il teatro, fa la regia, che è un po' quello che, insomma, che voglio fare io, che sto facendo io, e per me è un modello proprio di riferimento di quelli contemporanei. Del passato ce ne sono tanti, forse Mastroianni è quello che più mi ha entusiasmato, anche se poi la televisione praticamente non l'ha fatta, però è proprio un riferimento irraggiungibile. Per te, Alessandra? Ma appunto anche per me tantissimi, più che altro di grandissima stima, sono contemporanei, può essere Laura Morante, mi piace tantissimo. Infatti sono molto curiosa di andare a vedere il suo nuovo film. Ciliegina. Ciliegina, che fa anche la regia, quindi sì, la stimo moltissimo, la apprezzo moltissimo. Ma ha del passato, io ho una passione per la vittima, chi non ce l'ha, insomma, è stata una grande, grandissima attrice italiana. Esther, io non... ammiro la carriera e la poliedricità di Kate Winslet, per esempio, insomma, tantissimo. Tornando a Titanic. Quindi come siamo tornati lì tra pochissimo su Rai 1, non perdete questo appuntamento. Invece, tornando sempre un po' a raccontare anche la vostra storia, nel 2007, insieme al fianco di questo lavoro, e il mese scorso, La Certosa di Parma, Cinzia, sì, TH Torrini, Rai 1, rivediamo qualche immagine. In costume, interpreti tanti ruoli. In costume, vero? Molti, molti film. Non so perché, mi dovrei fare qualche domanda, sì, forse sì, sono un po' antica. Sul look. Ma la camicetta è proprio di scena. Sono un po' vintage. Che sì. Ma è vero che una volta sei riuscita a dirle su un set, quando è arrivata, come ti sei vestita? E non era vestita di scena. No, è vero, gliel'ho detto. Però ha delle attenuanti, perché giravamo, dai, erano le 4 del mattino. E io l'avevo scambiata per un macchinista, perché mi era vestita. È vero. Diciamo che alle 4 del mattino, dopo 3 mesi, sì, con meno 12 gradi, non è che vai proprio a guardare le combinazioni. Poi usciva dal camper e ritornava la principessa. E tornava ad essere una principessa. Tornava tutta Sofia. Beh, tante sfaccettature, no? Una sola persona, tante sfumature, infatti. Ti annoi mai? Sicuramente non ti annoi. Sì, ho capito che non la dovevo guardare la mattina quando arrivava. Ho capito che sennò ti disorientava. Beh, sempre a chiedergli: Sofia, mi vuoi sposare? Sofia, mi vuoi sposare? Ho detto: per il personaggio è meglio se la vedo già vestita di scena. Io vorrei però che mi raccontaste, perché siamo quasi per salutarci, di quest'altra esperienza. Di nuovo un cast internazionale, di nuovo grandissimi nomi, uno su tutti, Woody Allen, perché voi siete nel cast di To Rome With Love, nelle sale in questi, sì, giorni. Com'è stata questa esperienza? Woody Allen che ti sceglie? No, magica, irripetibile, indescrivibile. Io mi ricordo che quando mi chiamarono per dirmi sei stata presa, sei due, non riuscii a dire una parola per più di forse 30 minuti buoni. È un grande onore, è veramente stato un grande onore, grandissimo onore. Soprattutto apprezzatissimi. Grazie. Tutti, veramente un grandissimo successo. E nel tuo episodio sei con, sì, con il maestro. Con il maestro, ho avuto la fortuna di girare la unica scena, come tanti attori italiani che hanno fatto, insomma, magari una scena sola, però una scena molto carina insieme a Roberto Benigni, che è stato per me un incontro folgorante, veramente folgorante. Ma è vero che Benigni ti ha visto e ti ha citato dei brani di un tuo film, perché tu sei anche regista. Sì, sì. Il tuo film è 18 anni dopo, tanti riconoscimenti, tanti importanti, premi, sì. E Benigni che arriva? E mi ha detto: ma te sei quello che ha fatto 18 anni dopo, ma ti ha fatto un film bellissimo.
ma te quel personaggio c'era da portarselo a casa, da farci all'amore. Ho detto così. È stata una soddisfazione enorme, insomma, stavo sul set di Woody Allen con Benigni che diceva delle cose sul mio film e io guardavo la truppa e dicevo, state sentendo anche voi, state volevo registrando dei testimoni. Volevi dei testimoni? Beh, mi sembra sì, un incontro. Una giornata veramente, veramente indimenticabile. Sì. Beh, grazie di essere stati con noi, grazie in bocca al lupo per tutto. Tra pochissimo parte appunto Titanic su Rai 1. Invece vorrei ricordare a tutti voi che Rai Premium venerdì 27 e sabato 28 in prima serata trasmetterò Per caso con Flavio Insieme. Buona serata.